grazie consigliere Di Battista per il suo intervento. Volevo riprovare con il consigliere Di Maio. Consigliere Di Maio? Purtroppo non la sentiamo, consigliere. Io ci sono. Hai una connessione non perfetta perché ci sentiamo a tratti. Prova a parlare. Prova. Allora proviamo. Consigliere, la sentiamo male perché probabilmente è una connessione scarsa. Può intervenire? Prova a parlare. Non ti sentiamo. Non so. Io ti vado. È un problema di connessione perché la sentiamo a tratti. Procedo oltre, poi riproviamo. Consigliere Checchia, la parola. Sì, mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Sì, grazie. Saluto il sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri. In maniera brevissima, perché ho ascoltato i venti, devo dire peraltro tutti quanti e tutti i cospunti di sessioni. E semplicemente a dire una cosa, intanto dice che è andato via il dottor Dappoli, perché se non ricordo male, la lettera di sessione è a Dappoli, e sebbene fosse venuta dal Consiglio Comunale, quindi dall'assise più importante, ha accettato ben volentieri di venire a Lucera perché evidentemente anche lui problema e quindi questo peso visto lui a redigere quel comunicato stampa nel quale conferma la chiusura del pronto soccorso a tempo determinato, anche se qualcuno dice a tempo indeterminato, così come oggi anche si è espresso. Devo dire che in parte condivido anche quello che dice Francesco Di Battista de sabato, quando dice ma si poteva fare prima qualcosa. Probabilmente si poteva fare prima qualcosa di questa pandemia. Io però voglio essere ottimista e spero che le parole di questa sera del dottor Dattoli, che è il figlio comunale, si è espresso chiara con parole rassicuranti e confortanti. Cioè io credo che ci sia la volontà da parte di tutti e quindi soprattutto del dirigente di riaprire il soccorso. Evidentemente la cosa più importante per tutti quanti noi e naturalmente anche per gli altri utenti, non solo di Lucera ma anche del subappennino. Sono contento di questo fatto e devo dire che tutti quanti siamo d'accordo sulla riapertura, quindi non c'è da parte di nessuno voler polemizzare oppure si è perso del tempo, non c'è molto impegno da parte. Fanno su Facebook da parte di qualcuno di non farlo riaprire e francamente mi chiedo cioè a chi giova questa cosa, che io penso lo vogliamo tutti e sono d'accordo e penso anch'io che qualche giorno un amico che aveva proprio un problema e quindi mi ha detto come faccio oggi, mi sono reso conto ha ragione e quindi mi rendo conto un problema serio. Dobbiamo, io spero la riattivazione del pronto soccorso quando l'indice di trasmissione è più bassi e che avvenga dopo e quindi speriamo veramente di aperto e di vederlo potenziato come me il nostro. Grazie a tutti.